Un giorno Baskers abbiamo dormito qua sul lungomare fra Catania e Taormina e è stato bellissimo svegliarsi in questo posto incantevole fra questi eucalipti e ieri è stato super bello a Taormina, ci siamo super divertiti e niente, il Sicily Tour è appena cominciato e siamo super contenti. Che piccino io sono. Eccola. Vai. È partita. Mi frega un gatto palco. Ah, allora. Siamo qui con il buon Sergio, Silicon Veronica. Stiamo riposando, ma veramente ce la stiamo prendendo comodissima per muoverci da qua dalla spiaggia vicino Taormina e muoverci verso Catania. Significa andiamo, partiamo. Non permettervi fretta. Dai Catania, stiamo arrivando. Andiamo a spaccare tutta Catania. Two hours later. Arrivati a Catania. Sono le 9 e forse facciamo in tempo a suonare la piazza del Duomo. Quindi meglio lì. Quindi dice è meglio metterci al centro della piazza. Sempre se il locale, perché poi il locale alza la musica di solito. Abbiamo visto che c'ha la musica sparata, infatti. Ma questo non è niente. Oppure sempre su questa via. Però voi fate come volete. Io per avvisarvi, perché quando viene a Catania gli passa la voglia ultimamente. Sì, eh? Sì. Proviamo, facciamo una prova, dai. Grazie comunque per i consigli. Se ci fanno stare. Ma non c'è nessun regolamento. Non esistono gli artisti di strada a Catania. Esistono solo quando vengono cacciati. Esistono solo quando vengono quando cacciati. Vengono cacciati esistono. Allora, lì sulla piazza del Duomo abbiamo incontrato una ragazza intenta a mettersi a suonare, quindi lo spot era occupato. Un po' sfiduciata, non so se avete sentito nella clip precedente, se si è capito qualcosa, però comunque un po' sfiduciata rispetto all'arte di strada qui, perché fanno molte storie. Diciamo, una frase che mi ha toccato è: gli artisti di strada qui a Catania sono considerati, esistono solo quando vengono cacciati. Ecco, questa cosa è abbastanza una frase che non mi piace molto, però noi ci proviamo. Ci siamo messi qua davanti alla Basilica della Collegiata e dice che c'è un signore qua sopra che potrebbe lamentarsi al solito. Però noi non lo so, mo vediamo che fare. Ok. Ok, salve a tutti, noi siamo Valerio, Greta, Dario e Sergio. Io e Dario e Riccio, che sono l'armonica, siamo da Roma, veniamo da Roma. Greta da Madrid e sì. Sergio da Verona. Stiamo facendo un viaggio suonando in strada in tutta la Sicilia. Quest'anno abbiamo scelto di fare il Sicily Tour, l'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa in Puglia con un van. Siamo in quattro in un van stretti, dormiamo così, non abbiamo l'aria per respirare, però ci vogliamo tanto bene. E cerchiamo di comunicare il bene che ci vogliamo e l'allegria che ci accompagna in questo viaggio a voi che ci ascoltate nelle varie piazze. Spero che insomma vi piaccia la musica che stiamo facendo e di comunicarvi delle belle vibrazioni. Solo respiro del vento e presto solo un peso più in là. Questa città mi ha preso in giro, un amico mi ha preso in cura. Occhi e lettere sul collo ancora corrono cara. Fidarsi di rimanere insieme è solo colpo in gara. Se ricevo quello che mi serve in gara, quello che ti porto è solo quello che mi serve ancora. Sto su quattro quarti in cerca, liberare nel cielo i fumi. Liberare nel cielo i fumi, liberare nel cielo i fumi. Liberare nel cielo i fumi, liberare nel cielo i fumi. Come ti chiami? Mihai. Mihai,
È andata benissimo, grazie a Mihai, che è lui che ci ha offerto le birre questa sera. Salute Mihai. Una salute a Mihai. Tanti auguri, sei muy bueno. Ay, gracias. ¿Español es tú? Sì. Ah, io l'ho parecido. Gracias, de verdad. Sì, sì, ultimo. Gracias. Oddio, food porn, vai, faccelo vedere, Sergio. Madonna ragazzi, poi ci abbiamo anche i cannoli che ci aspettano. Primo cannolo, non vedo l'ora. Pistacchio, buonissimo. Ormai c'è. Che bello. Poesia. Poesia, dice poesia, dai. Madonna. Grande. Hai suonato, no? Sì, abbiamo suonato lì prima. Che tal? Bene? Bello, molto bene. Come ti chiama? Io Valerio. Valerio. E tu? Andrés. Da dove vieni? Cile. A Cile? Sì. Io fui in Cile, lo sai. Ah, quando? Nel 2017. Hai suonato a Cile? No, ha suonato no, sono stato a Valparaíso. Ah, yeah. Che bello. Sì. Bellissimo. Ui. Ma tu vivi qua? Sto facendo un viaggio. Ah, sì, ti dispiace se registro? Claro. Ah. Sì. Un viaggio stai facendo? Suonando la strada, ma un po' Cile... di lavoro. Però no, ho iniziato questo viaggio a Barcellona. A Barcellona, dal Cile a Barcellona. Da Cile, Barcellona, e ho arrivato marzo. A marzo? Marzo, sono stato a Barcellona, sto imparando l'italiano. Beh, parli bene. Grazie. Barcellona, e dopo Francia. Dopo a Italia. Ok. Sì. Suonando in strada. Scusa? Suonando per strada. In strada, in Barcellona, in Open Mic anche. Uh-huh. Sì, la strada. In cui ora Catania. Sì. Sì, io sono in Sicilia. Sicilia. E dopo la Sicilia? Ah? Eh? Dopo la Sicilia? Sì, cioè, no, mi piacerebbe rimanere. Come la parola? Rimanere qui un mese. Un mese, perché mi è piaciuta la città, le persone. È bello qua. Sì. Sì. E qui ho diversi strumenti, per esempio qui un digeridoo che ho fatto con il bello, facci sentire. Questo l'hai fatto tu? Sì, ma questa cosa io ho comprato, ma il resto qui io l'ho fatto. Grande. PVC. Come è la parola PVC? POS. PVC. Sì. Grazie Andrés. De nada, prego. Dai Claudio! Non te sei, la bestia lì, non te sei otra vez, mi amanece.
post serata bellissimo qui al castello di Catania. Ora non mi ricordo il nome del castello, abbiamo beccato una jam session clandestina bellissima organizzata da argentini che ci hanno visto per strada, ci hanno fermato e hanno detto venite che facciamo una jam session lì, e quindi stiamo facendo serata qui, bellissimo, e non me l'aspettavo. Qua c'è la Piazza dei Libri, anche che è un posto figo qua a Catania. Se venite qua a Catania, venite qua la sera. The next day. Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno, oh. Oh, oh, buongiorno. Vai, ce la puoi fare, Grex. Vai, dai. Una, due, tre. Oh, oh, sì, oh, sì. Dai, ce la puoi fare, vai, dai, pensaci tu, con un braccio. Avevo l'ombrato, non ho l'ombrato. Uno. Olè, ce l'abbiamo fatta. Che forte. Potenza, serve. Oh. Mamma mia. Mazza, ma perché è maschio? È vero. Joder, perché sono nato una donna. Quanto le fai l'una? Poi vino a bianco. Le ostie quanto le fai una l'una? 2 euro. Una 2 euro. Sì, 10. Ecco, Grex ha una malattia, ha un problema con le ostriche. Non perderà un secondo per prendersene una. Sono buone, sì. Allora, mo le assaggiamo. Grazie. Senti proprio il mare. Be present now. Siamo arrivati a Siracusa, precisamente siamo a Ortigia, la parte vecchia di Siracusa, quella più bella, e ci stiamo preparando, è sabato sera, ci stiamo facendo belli per suonare qua, secondo me è uno dei posti più belli dove suoneremo in questo viaggio, non vedo l'ora. Trovate nel canale un video vecchio di un paio di anni fa dove sono già venuto qua, era andata abbastanza bene, era ancora molto inesperto, però adesso sicuramente con loro sarà una bomba, quindi non vedo l'ora di suonare oggi. Sembrerebbe che lo spot è libero, c'è un'altra persona che sta provando a esibirsi là, vediamo le cose, l'amplificatore, però qua sotto al lampione a Piazza del Duomo sembra libero. Thank you.
bella, ciao, 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 tutte le genti che passeranno, mi diranno che dai. Sergio, com'è andata? Bene. Ti è piaciuto oggi a Ortigia? Sì, sì, sì. Come sempre. Vieni. Ah, c'era un euro qua. È tuo. Questo no, è quello che ti meriti questa sera. Grazie. È il tuo guadagno. La mia parte. La tua parte. Vai. Buon posto per te. Ok, non è che ci siamo. Buongiorno, ci siamo svegliati qui nel bel mezzo del nulla. Ci siamo messi vicino a uno stagno, insomma abbiamo trovato questo posto tranquillo tramite un'app che si chiama Park Fortnite. Solitamente troviamo dove dormire in base a questa app per camperisti. Bellissimo, qui c'è uno stagno. C'è un agriturismo a cui andrò a scroccare il bagno probabilmente. Fatto appena una giornata di mare bellissima all'oasi del Gelsomineto tra Siracusa e Noto, e adesso la prossima tappa è proprio Noto. È un po' tardi, ce la siamo presa un po' comoda, speriamo riusciremo a suonare a Noto. E insomma, Noto me la ricordo, è bellissima, c'è già suonato. Che bomba sta spiaggia, cazzo. Bella, ve? Guarda con le capannette. Mi ricorda un po' la Feniglia, dove ci stanno tutte le strutture di legno, capannette di legno. Un imprevisto, ovvero che la scalinata di Noto, quella grandissima dove volevo suonare assolutamente, è occupata per un concerto di musica lirica. Purtroppo Sergio mi fa il verso e niente, è uno di quegli spot dove volevo proprio suonare più di altri, e domani non ci sarà, però domani è lunedì, quindi non so se valga la pena. Ora ci pensiamo un attimo, vediamo che fare. A voi vi saluto, caro. Bacio.
Allora, dobbiamo dire noto un po' moscetta, non ce l'aspettavamo così tanto moscetta, però non lo so, forse perché ci sta il concerto di musica classica lì e quindi boh, la gente era un po' troppo chic, non lo so, non importa, ci consoliamo con una bella granita al limone. E Sergio ci tiene a precisare che almeno abbiamo suonato bene. Qui finisce il secondo episodio del Busking Tour in Sicilia, grazie per aver guardato il video fino a qua, è stato fighissimo suonare a Catania, Ortigia a Noto un po' più moscetta, però ci ha detto male per la scalinata, se andate a suonare a Noto o capitate per Noto andatela a vedere e suonate lì perché è un teatro naturale, però vabbè è andata così, il Busking Tour continua ancora con un altro episodio, succederanno cose fighissime, inaspettate, quindi guardate anche quello e iscrivetevi al canale e al prossimo video, dagli Buskers!